partenza per la batteria numero 1, categoria seniors femminili. Allunga il insieme battute la porta colori della polisportiva di Bellusco, Paganelli Alessia, seguita e camminata da un modulo avvicinato dalle altre componenti la prima batteria, e vediamo già l'uscita di curva pronte per l'arrivo conclusiva sul traguardo. Consegnare per il campo viene la partita anche per la batteria numero 2. In questo sforzo iniziale si porta davanti a tutti la concorrente Massara Claudia, seguita naturalmente dalle altre atlete. Canonata è moto direi anche estremamente ravvicinato da Felipe Claudia. Siamo alle battute conclusive, la gara finale sul traguardo, tempo di riferimento per loro 34. Partenza regolare questa volta, batteria numero 3. Quale si porta la concorrente di Vento Angela della polisportiva di Bellusco, che è riuscita a creare un margine di vantaggio diciamo importante in questo breve giro sprint. Vediamo la volata finale per un tempo di riferimento di 32.25, 32.506, Colombariana 766. Parte in questo momento anche per queste sei atlete iscritte nella batteria numero 4. Facciamo un passo all'uscita della prima curva. Evolversi di questa proprio negli attimi conclusivi, agli ultimi metri. Siamo volate, il gruppo si apre per questo sprint conclusivo ed ecco allora arrivo sul traguardo con un tempo di riferimento di 33.5. Partita la prova anche per questa quinta batteria, ricordiamo la mamma e l'atleta della Brianisa in Baila da Ritempi in questo frangente. La gara Gatti Melissa che sta guidando tutte le altre concorrenti sul percorso di Paderno d'Arda, le vedremo tra breve uscire di curva per la volata conclusiva. Siamo alle battute finali ed ecco arrivo sul traguardo, tempo di riferimento 32.99. Parte con regolarità anche questa ultima batteria, noi come chiamiamo la segreteria anche i nomi degli atleti di un artefano che hanno superato il tutto realizzando i primissimi studenti migliori nell'ambito dell'ultima gara. Sì, Aiello Giorgio, Maradiso Rebecca, Sinisi Piano, Crippa Sofia, Pilota, Riponata di Greta, Pitti Sa, Manani Giulia, Valenti, Reali Giuditta, con Colonieri Carolina, Firma Tinde, Tudessia, Tibiton Tauroro, Dio per la Poco Cose, Zaffaroni, Viola. Tempo di riferimento per quest'ultima batteria. La seconda posizione di Aggi Sofia, ma si guarda le prime due posizioni portano veramente alle semifinali di questa gara. Si chiude la
Coppa 2019 per la Coppa 2 sarà cavallo Massara Santini sul percorso di gara arrivare il gruppo di atleti a Messina Claudia nell'area 360 di un'ingressione sua, c'è un terzetto davanti a tutte le altre atlete per lo sprint conclusivo, vediamo la cosa riguardo le prime due posizioni superamente. Batteria numero 3. Sprint regolare per la terza batteria, i gatti della Rena Celana per la prima della gara in seconda posizione. Riconosciamo la concorrente Parma Rebecca, terza posizione per la porta con la Rebecca, siamo in curva, c'è grande equilibrio in questa fase della prova di campo, c'è questo lungo esterno, siamo al bandiera finale del gol di Rossi Casale in questo momento. Sul traguardo in questo momento che partita la prima semifinale chi verde Lorini blu e Paganello quello della campana ed è proprio diverto a condurre questa fase della prova stallonata e inseguita dal suo compagno di squadra occupato la quarta posizione curva Luisa della schischiatina di concorrenza, vediamo l'ingresso della curva in questo momento, pronte per lo sprint conclusivo, le prime due, lo ribadiamo, superano il turno e vanno direttamente alla fase finale della gara. Bene la partenza anche per questa come semifinale segno femmine, i gatti sono in viaggio coloroso sul percorso di gara. La concorrente della Real Delane, il gatti Melissa a determinarne i tempi in questa fase, anche se ha segnalato un equilibrio incredibile all'interno di questa batteria perché le atlete sono tutte completamente raccolte. Siamo allo sprint conclusivo e per le due posizioni superano il turno. Partita anche questa finale con estrema regolarità, c'è un testa aperto tra Diverso e Gatti, Diverso conquista la prima posizione ma Gatti rimane incollata praticamente alle sue spalle, Diverso lunga in questa fase della prova prima dell'imbocco dell'ultima curva, siamo all'ingresso in questo momento, tre atleti vedremo uscire tra pochissimi istanti con la volta finale, intanto Diverso ha una volta e siamo una sprint conclusiva, la volta finale tra la nostra mare, il titolo di campione regionale.